Oggi devo portare dei biscottini a casa di amici con bambini e ho deciso di farli ovviamente io, non comprarli. Impastiamo insieme la frolla e poi questi biscottini li vorrò alcuni, diciamo, guarnire con la cioccolata. Quindi niente di più facile, ma sicuramente ripassare non fa male. Impasto a mano la frolla, e questa è una bella notizia perché tanti di voi mi chiedono se non ho la planetaria. Io la planetaria la uso solo per comodità, ma si può fare tutto a mano con olio di gomito. Vado a prendere gli ingredienti. Ho tirato fuori dal frigo il burro, non deve essere a pomata, quindi deve essere a temperatura, diciamo, 10 minuti prima lo tiro fuori dal frigorifero, così lo lavoro meglio. Lo metto a pezzettini in una ciotola. E poi aggiungerò la farina. Le dosi sono quelle della mia frolla che trovate nel mio libro ovunque, ovvero 350 g di farina, 150 g di zucchero, 150 g di burro, due tuorli, un uovo, scorza di limone e se volete anche due cucchiaini di lievito per dolci. Bellissima, rilassante da fare. Metto la farina, ho messo anche un cucchiaino di lievito. Vado e comincio a impastare. Dobbiamo far sabbiare praticamente il burro con la farina. Aggiungo lo zucchero, 150 grammi. Amalgamiamo bene. Vado con le uova. Un uovo, voilà, e due tuorli. Allora, quando l'impasto praticamente avremo raccolto tutte le briciole e il fondo del piano sarà pulito, la nostra frolla sarà pronta. Intanto divertitevi così. Ecco qui, avete visto come ci è voluto praticamente un minuto d'orologio, perché era un minuto che durava il video che ho un po' velocizzato, e la nostra frolla è pronta. Adesso la farò riposare una quarantina di minuti in frigorifero, avvolta dalla pellicola, e poi la utilizzeremo per fare i biscotti. Voilà! Adesso stendiamo. Ecco qui, allora, la prima parte l'abbiamo stesa, a volte mettiamo un po' di luce così viene anche meglio. E poi ovviamente rimpasterò i bordi in eccesso per fare altri biscottini. Ho comprato questa formina, non vedevo l'ora di usarla perché non so se vi ricordate quando eravamo piccoli, nella nostra generazione, anni 80, anni 70, 80, fine anni 70, inizio anni 80, questi biscotti di questa forma con lo zucchero sopra, li voglio fare ovviamente. Guardate com'è carino. Ta-da! Sono felice come una bambina, a me queste cose piacciono tantissimo, guardate che bello. Le formine a marcord, facciamo delle formine più normali. No, più normali, più diciamo gettonate. E mettiamo tutto in teglia. Un cuore ci vuole sempre. Caduto. Continuo e vado ad infornare a 180 gradi per una ventina di minuti e appena dopo saranno pronti inizierò a sciogliere la cioccolata. Qua i miei biscottini, guardate quelli con lo zuccherino, che ricordi, mi dovete dire se li conoscete anche voi. E adesso vado a preparare la cioccolata per glassarne alcuni perché ai bimbi piacciono di più così. Mettiamo una ciotola su, abbassiamo un po' e mettiamo la cioccolata. Si scioglierà in pochissimi minuti.
Ti farò anche con la cioccolata bianca, perché mio figlio Marco li ama più con la cioccolata bianca. Guardate qui, praticamente 80 secondi, fantastico. Eccomi qua. Allora, prendiamo un biscottino, sono già un po' raffreddati, e lo bagno nella cioccolata a metà. Guardate com'è carino. Sembrano più quelli della pasticceria. Tengo sempre basso il fuoco del bagnomaria, così la cioccolata rimane calda. E adesso continuo. Guardate come sono carini! Adesso li facciamo asciugare bene e adesso vado a sciogliere anche la cioccolata bianca, così accontentiamo i gusti di tutti i bambini. Questo è proprio bello, un fiore è venuto. Ora vi faccio vedere i miei biscottini, guardate questi come sono, li ho fatti raffreddare, sono bellissimi. L'ho fatti vedere a mia madre, ha detto: mamma, ma ti ricordi quando eravamo piccoli noi questi biscotti? E lei fa sì, un tuffo proprio nel passato, bellissimi, saranno anche super croccanti. Adesso li metto qui, questi sono i classici biscottini da tè, eccoli qua, guardate come sono carini, guardate che riccio com'è carino. Che bellino, vi faccio vedere anche, guardate che bello questo. Ed ecco anche i biscottini con la cioccolata bianca. Eccoli qua, questi sono i biscotti della nonna e questi sono i biscotti glassati al cioccolato fondente e al cioccolato bianco. Voilà, ci vediamo alla prossima, ciao!